Ciao a tutti, come potete vedere mi trovo in un luogo un po' strano, sono nella capanna scout del Parco del Crane di Brisighella. Poco tempo fa vi ho chiesto quali sono le vostre più grandi paure quando andate a fare trekking e me le sono segnate tutte perché mi avete risposto in tantissimi. Al primo posto, insieme a quasi a pari merito, abbiamo due cose di cui tutti quanti avete paura. Queste due cose sono i cinghiali e gli animali in generale. Quindi ora sapete anche perché ho intitolato così questo video, perché tutti quanti avete paura dei cinghiali, ma vi spiegherò perché la vostra paura è completamente immotivata. Allora, prima di tutto, non bisogna difendersi dai cinghiali. Perché? Perché i cinghiali sono dei cagasotto. I cinghiali faranno di tutto per starvi lontani se camminate nel bosco e fate abbastanza casino da farvi riconoscere a distanza. Seconda cosa, la popolazione in Italia di cinghiale conta veramente milioni di cinghiali e i casi di attacco, tra virgolette, sono veramente rari. E la casistica in cui un cinghiale attacchi l'uomo è abbastanza rara e può avvenire nei seguenti casi: in cui il cinghiale è ferito, cinghiale mamma con i cuccioli, cinghiale in presenza di cani. Ma in tutti questi tre casi, veramente quello che può fare scattare l'attacco di un cinghiale è il fatto che questo si sente senza via di fuga. Se il cinghiale si sente messo all'angolo, specialmente se è ferito ai cuccioli o si sente predato dai nostri cani, può effettivamente attaccare perché dice: non ho modo di scappare, non ho modo di fuggire. A questo punto non faccio altro che caricare, e se il cinghiale carica, a quel punto sì, bisogna preoccuparsi e bisogna cercare di spostarsi, bisogna cercare di mettersi in un luogo sopraelevato, alberi, rocce. Ma in generale il cinghiale è un animale molto molto pauroso, e se noi facciamo un certo tipo di rumore mentre camminiamo, cerchiamo di fare percepire la nostra presenza agli animali del bosco, il cinghiale tenderà a scappare. La prima volta che ho fatto la Via degli Dei ho incontrato ben due cinghiali femmina con i cuccioli ed entrambi, appena mi hanno sentito, sono volati via, completamente volati via. Marco, quando ha fatto la Via degli Dei in un giorno, ha fatto una deviazione e di notte ha trovato veramente una montagna di cinghiali. Ha iniziato a fare casino e i cinghiali sono scappati tutti perché si sentivano comunque in un luogo libero, non avevano costrizione, non erano messi all'angolo e sono fuggiti, e nessun cinghiale ha provato a correre verso Marco per attaccarlo. Quindi il caso probabilmente in cui bisogna stare più attenti è se abbiamo un cane, tenere il cane al guinzaglio, e se si incontra un cinghiale essere pronti a sfuggirgli o comunque a mantenere la situazione sotto controllo, cercando il più possibile di evitare che il cane ponga una minaccia al cinghiale. Quindi in generale la paura dei cinghiali è motivata perché sono dei fifoni e scapperanno appena percepiranno la nostra presenza. Quindi d'ora in poi, quando andate nel bosco, nella foresta e sentite grufolare, sentite il rumore di cinghiali, fate un po' di casino, fate capire ai cinghiali che siete lì e, cosa più importante, dategli la possibilità di scappare, lasciategli una via di fuga. Quindi direi che è il momento di passare alla prossima paura più grande che tutti quanti avete, cioè quella dei serpenti. Come per i cinghiali e tutti gli animali in generale di cui avete così tanta paura, anche i serpenti sono dei fifoni, e se fate abbastanza rumore questi scappano. È veramente difficile che un serpente decida di attaccarvi semplicemente per il gusto di attaccarvi, perché non vi vede come una preda. Siete 100 volte più grosso di un serpente si nutre di roba piccola, quindi lo fa semplicemente per difendersi. E quando è che un serpente si difende? Quando gli entriamo in casa e lui non vuole. Quindi, per evitare incontri spiacevoli con i serpenti, non bisogna mettere le mani nelle sassaiole, non bisogna mettere le mani in luoghi bui, e se vediamo un serpente, spaventiamolo e lasciamolo andare per la sua strada. Solo per darvi qualche dato, mentre scendo da questo piccolo pendio, veramente molto bello, negli ultimi 10 anni sono morte 10 persone in Italia per i morsi dei serpenti, una all'anno. Per dirvi la stessa cosa, ne muoiono più di 3.000 all'anno per incidenti stradali, e i casi di morte di serpenti sono legati alla condizione della persona e soprattutto persone anziane, che sono quelle più a rischio. Quindi la paura dei serpenti, dell'essere morsi dai serpenti, è completamente irrazionale. I serpenti di notte tendenzialmente non si muovono, vanno a caccia di giorno. È così raro vedere i serpenti, io non ne ho visti veramente due in vita mia, dovreste essere molto contenti di poter vedere un serpente. Un'altra cosa di cui veramente in tanti avete paura è quella di prendere una multa perché avete dormito in tenda da qualche parte dove pensate non si possa. Vi lascio un link in descrizione di una pagina di un blog dove parla e spiega regione per regione la legislazione relativa al bivacco e al campeggio, perché il bivacco e il campeggio sono due cose diverse. Campeggiare vuol dire stare più di 48 ore nello stesso luogo, piantati con la tenda. Il bivacco vuol dire dormire all'aperto dall'alba, cioè dal tramonto all'alba. E
non so più dove sta andando, e il bivacco in tutta Italia è tollerato e uno si prende una multa se bivacca in zone dove non si può bivaccare, magari in un'area protetta, magari in un parco regionale, in una determinata zona di un parco regionale dove non si può. Quindi informiamoci prima, ma in linea generale il bivacco, quindi la notte fuori, non è passabile di multa. Anche questa è una cosa di cui avete paura in molti, ed è la paura dei lupi. La paura dei lupi è proprio l'ultima cosa che dovete mettere nella lista, perché i lupi, se c'è un animale che si fa i cavoli suoi, quello è il lupo. Ha un botto di roba da mangiare sull'Appennino, in generale in tutta Italia c'è tantissimo cibo, tantissime prede per i lupi. Mai al mondo un lupo gli verrebbe in mente di cacciare un essere umano che è tre volte lui, grosso, fa paura, urla, fa dei versi, ha i bastoncini da trekking per spaventarlo. Quindi i lupi stanno molto alla larga dall'uomo. Il lupo di base ha una paura fottuta dell'uomo. Quindi se vedete un lupo, vedete dei lupi, dovete ritenervi immensamente fortunati, perché sono degli animali estremamente schivi che fanno di tutto per non farsi vedere da noi. Il lupo ha quest'aura, non so, quasi malvagia, perché si muove in branco, uccide le pecore, ma in realtà il lupo è un animale fondamentale per l'ecosistema del nostro Appennino, dei nostri boschi. Perché? Che cosa si mangia il lupo? I cinghiali! Se ci sono troppi cinghiali è perché non ci sono abbastanza lupi. C'è un equilibrio naturale dell'ecosistema, e il fatto che per tantissimi anni abbiamo cacciato i lupi e i lupi sono stati uccisi in modo indiscriminato ha quindi portato a un aumento della popolazione dei cinghiali. Quindi se avete paura dei cinghiali è perché sono stati cacciati troppi lupi, e se ci sono troppi cinghiali vuol dire che non ci sono abbastanza lupi per mangiare i cinghiali. È un circolo continuo. Quando elimini una specie all'interno di un ecosistema, un'altra specie prevarrà. Quindi dovete ringraziare i lupi e dovete sperare che ci siano sempre più lupi, così che si mangino tutti quei cinghialoni di cui avete paura. Le altre paure che mi avete scritto in realtà sono molto molto facilmente risolvibili. Per esempio, la paura del diluvio, avere l'attrezzatura giusta che vi fa sentire a proprio agio è la cosa migliore. E soprattutto fare trekking vicino a casa vi dà la possibilità di imparare e di fare molta esperienza. Quindi magari quando così vi trovate lontani da casa e avete magari più paura, sapete come comportarvi in una determinata situazione. Idem per quanto riguarda l'igiene, fare la cacca nella natura, fatelo in posti in cui vi sentite a vostro agio, in modo tale che poi trasferirete queste conoscenze in luoghi che non conoscete. Inizio a non sapere più che strada sto facendo, perché parlo alla telecamera e non sto guardando alla strada, e qui la paura di perdersi. O conoscete molto bene il posto, oppure dovete avere una cartina. La cartina cartacea funziona molto meglio della cartina GPS, perché non si spacca mai, e soprattutto una cartina dove ci possono essere i punti acqua, perché anche questo mi avete scritto: avete paura di rimanere senza acqua. La paura di rimanere senza acqua si combatte con la pianificazione. Bisogna guardare bene sulla cartina dove sono le fontane. Vi consiglio, se usate mappe online, l'Open Map Cycle Cycling, quelle per le biciclette, che ci sono tutte le fontanine, vi fa vedere tutti i punti acqua. Ma ora veniamo a un'altra paura che vi affligge parecchio, e il ragnetto che si trova adesso sopra la mia lente, che ha fatto una bellissima ragnatela, vi farà capire che sto per parlare degli insetti e dei ragni. Allora, io la paura degli insetti l'ho combattuta in questo modo. Ho capito che gli insetti, anche loro, come tutti gli animali, si fanno i cavoli loro. E se io mi spavento, mi muovo in modo inconsulto, mi muovo in modo così frenetico, loro si possono spaventare, possono mordermi, possono farmi delle cose. Gli insetti, diciamo, di cui c'è un po' bisogno di avere paura sono le zecche. Bisogna stare attenti alle zecche, controllarsi bene dopo che si è fatto un trekking. Ma per il resto non abbiamo ragni velenosi in Italia. Cioè abbiamo ragni che sono poco velenosi. Penso che ci siano stati veramente 1, 2, 3 casi negli ultimi 20 anni in tutta Europa di persone morte per il morso di un ragno. Quindi anche lì non c'è assolutamente bisogno di avere paura. E per finire, una paura che in realtà ho anche io, che è quella delle persone. Sul cammino di Santiago io cercavo di dormire sempre il più possibile lontano dai centri abitati, perché se dormi lontano dai centri abitati c'è meno probabilità che qualche malintenzionato, comunque qualche persona che non si comporta in un modo in cui non si deve comportare, possa venire a darci fastidio. Quindi questa in realtà è l'unica paura veramente non infondata, perché le persone sono le uniche cose di cui un pochino dobbiamo temere, perché noi ci comportiamo veramente come animale nel modo più
random possibile. Quindi il mio consiglio è, se ci troviamo all'interno di zone abitate, cerchiamo di dormire all'esterno delle zone abitate, cerchiamo di non dire dove andiamo a dormire, di non far capire alle persone che dormiremo all'aperto, ma magari dire che stiamo cercando un albergo, bla bla bla. E se notiamo che le persone hanno delle intenzioni un po' ambigue, allora a quel punto cerchiamo di chiedere aiuto a qualcuno, perché comunque siamo in una città, non ci saremo soltanto io e questa persona che ci dà fastidio. E tendenzialmente io sono molto ottimista, quindi di base, se vogliamo che le altre persone ci aiutino, noi dobbiamo essere le prime ad aiutare. Quindi di base, se vogliamo che altre persone ci aiutino quando siamo in difficoltà, dobbiamo essere noi stessi le prime persone che aiutano gli altri. Ovviamente cerchiamo di non metterci noi stessi in pericolo. Se vediamo che la situazione è pericolosa, chiamiamo il 112, che è il numero di emergenza universale, e se ci dovessimo trovare in altre situazioni di difficoltà, tipo se ci facessimo male in mezzo alle montagne, se ci fossimo persi e non riuscissimo più a trovare la strada, il 112 è il numero da chiamare. Spero che il video vi sia piaciuto, io ora mi trovo al rifugio del Kerné. Se avete trovato quello che ho detto interessante, iscrivetevi al canale, commentate con le vostre paure, come le avete superate, e se avete altre paure che non ho toccato, farò di tutto per farvele andare via. Ciao!